Seadas. La cultura gastronomica sarda ha un profondo significato rituale. Dire che in Sardegna si pratica una liturgia del cibo significa comprendere come le comunità sarde abbiano assegnato al convivio il compito di cementare le tradizioni e le relazioni. Così anche il dolce per eccellenza della Sardegna ha una sua valenza rituale. Non lo rifiutate, perché è buonissimo e potrebbe essere anche preso per un dispetto. Sono molto semplici da fare le seadas, ma richiedono una minima perizia. Due ingredienti vanno scelti della massima qualità: il pecorino e il miele, possibilmente di rosmarino, di castagno o di corbezzolo, cioè un miele aromatico ma non eccessivamente dolce. E ora andiamo alla preparazione. Tagliate il formaggio a pezzetti mettendolo in una casseruola con pochissima acqua. Ponete sul fuoco e lavoratelo con una spatola di legno fino a quando ha raggiunto una consistenza omogenea e filante. A questo punto versatelo su un ripiano di marmo inumidito e con l'impasto ancora caldo dovete formare tante ciambelline di circa 10 cm di diametro e mezzo centimetro di spessore. Lasciatele riposare e raffreddare per almeno 2 ore. Nel frattempo faremo la pasta, impastando farina con mezzo bicchiere di acqua tiepida salata e 2 cucchiai d'olio. Va lavorata bene fino a ottenere una massa liscia ed elastica. A questo punto la pasta va tirata in sfoglia sottile e facendo dei dischetti pari al numero di quelli di formaggio che avevamo già realizzato. Si assembla il dolce con un dischetto di pasta, uno di formaggio e un altro di pasta. Si friggono in olio extravergine d'oliva e una volta che sono ben fritti vanno irrorati con del miele che sarà stato precedentemente scaldato a temperatura molto bassa per ottenere uno sciroppo soave. Portateli in tavola, sarà una festa.